Emanuela, il nostro viaggio nella necropoli etrusca di Vulci finisce qui, visitando il tumulo della Cucumella. Sì, è uno dei tumuli più importanti del mondo etrusco, è un tumulo che ha un'ampiezza di 72 metri di diametro e con questo si conclude la nostra visita alla necropoli orientale. È un tumulo attraversato da un labirinto misterioso, in realtà non è poi così misterioso, ha una sua origine nel periodo nell'Ottocento ed è molto interessante comunque fare questo viaggio all'interno di questo tumulo principesco del VII secolo a.C. Gunid, due amici austriaci che ci hanno accompagnato in questa visita qui nella necropoli del Parco di Vulci, che impressione ne avete? È fantastico perché noi ci siamo stati 10 anni fa e non era proprio questa bellezza di un parco naturale con delle belle informazioni a vedere. Allora, consigliereste ai vostri connazionali e anche agli altri turisti di venire a visitare il Parco di Vulci? Certamente, certamente. È l'atmosfera che è molto bella e quello che hanno fatto gli Etruschi è enorme. Ma non sono solo le tombe che si possono vedere, ma ci sono anche dei insediamenti molto ampi di 700 prima di Cristo, che è enorme, che sono state restaurate e si può immaginare come la gente viveva. E molto bene. Posso invitare tutti perché è un bel posto, perché si può fare anche un bel bagno alla spiaggia, è un posto dove anche si vive e mangia bene, e vale la pena di andare qui.